Come in ogni parte del mondo, nella Basilica della Natività in Betlemme, il 6 gennaio i cristiani di rito latino hanno celebrato solennemente l'Epifania di Gesù. La messa al mattino nella chiesa parrocchiale è stata presieduta dal custode di Terra Santa, Pier Battista Pezzaballa, e da molti altri sacerdoti alla presenza dei fedeli locali che con difficoltà hanno trovato posto per il gran numero di pellegrini presenti, specialmente italiani. Ma la caratteristica dell'Epifania qui a Betlemme, che in nessun'altra parte del mondo è possibile, si è svolta nel pomeriggio, quando i frati sono scesi in processione nella grotta, cantando inni e salmi per rinnovare lo stupore davanti al mistero dell'Incarnazione. Dopo essersi inginocchiati sul luogo dove Maria diede alla luce al suo figlio, si è andati alla mangiatoia lì accanto, dove tre frati, nella memoria dei magi, hanno deposto i loro doni davanti al bambinello, che ora non è più quello steso sulla culla, ma è già il re, seduto sul trono, pur nella sua tenera età, così come l'avevano adorato i magi. Poi il custode, in ginocchio, ha incensato il luogo santo, quindi si è cantato il Vangelo che riporta l'episodio dei tre re venuti dall'Oriente. Qui natus est rex Iudeorum, vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Nel frattempo, i tre frati hanno ripreso i loro doni per riportarli nella processione che ha, per così dire, ricondotto il bambinello nella chiesa parrocchiale, per essere venerato là da tutti i fedeli raccolti. Il custode, tenendo in mano il piccolo re seduto sul trono, è passato tra i fedeli e, secondo le consuetudini, uscendo dalla basilica ha percorso per tre volte il chiostro crociato. Lungo il percorso, il coro cantava il Gloria a più voci, creando un'atmosfera intensa di fede e presenza, mentre chi desiderava poteva ricevere un granello di incenso o una goccia di mirra profumata sul palmo della mano. La celebrazione si è conclusa sull'altare maggiore, con un'ultima preghiera e la benedizione impartita con la statua del bambino, lasciato poi alla venerazione dei fedeli. Una venerazione che qui è sentita e espressa con un calore umano insolito. L'evento, che qui si è compiuto 2000 anni fa, continua nella fede e nell'amore dei credenti.